21 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle cambiò letteralmente il mondo. Lo fermò per un lungo momento, come una pausa collettiva, per poi farlo accelerare drammaticamente. Ed allora la storia che viviamo è frammentata e complessa, se volete, come una stagione di Lost, sospesa tra flashback, flash forward, realtà alternative sempre più insidiosamente presenti. Ed è altrettanto impossibile da decifrare fino in fondo, ma non forse altrettanto appagante rispetto a quella grande, leggendaria serie di tanti anni fa. Come tutti i grandi eventi, come tutte le grandi narrazioni, l'11 settembre si è potentemente installato nelle nostre menti individuali, in quella grande mente collettiva che è il nostro immaginario condiviso. Qui racconteremo proprio questo, come la cultura pop del nostro tempo ha fatto i conti con questo evento epocale. Film, serie televisive, documentari che hanno messo in scena l'11 settembre, in forma diretta o in forma indiretta, narrando come è accaduto, o le ferite fisiche e psichiche che ha lasciato dietro di sé, o ancora la paranoia che ha alimentato tra cinema e piccolo schermo, in realtà in un cortocircuito tra finzione e mondo vero che è sempre più forte, che è sempre più turbinante. Il trauma gigantesco dell'11 settembre impone a numerosissime produzioni subito, immediatamente, di fare i conti con progetti che sono e restano aperti. Bisogna girare, bisogna chiudere un film oppure tornare in onda con una serie, e non è banale decidere come farlo sull'onda di una tragedia come quella. E il problema non riguarda solo le storie che hanno a che fare con lo spionaggio o la politica o il terrorismo, o neanche solo con le produzioni che sono ambientate a New York City, cioè la città vittima maggiore primaria degli attentati di quel giorno fatale. Il primo show in senso cronologico ad affrontare l'ingombrante ombra delle torri abbattute è The West Wing, la popolare serie che racconta la vita e le decisioni dello staff che assiste il presidente degli Stati Uniti e che è un vero e proprio punto di riferimento sul tema della politica, della narrazione della politica. Ecco, The West Wing deve iniziare la sua terza stagione. L'attentato delle Torri Gemelle causa un ritardo. Il creatore e sceneggiatore Aaron Sorkin decide di dar vita a un episodio speciale, esterno al corpus canonico della serie. Si chiama Isaac e Ishmael. La puntata viene scritta e girata a tempo di record. Va in onda, pensate, già il 3 ottobre del 2001, meno di 3 settimane dopo l'attacco. In questo episodio la Casa Bianca viene messa in lockdown quando si scopre che un membro dello staff, Rakim Ali, condivide il nome, o meglio l'alias, di un sospetto terrorista. La tensione monta fino a che il chiarimento opportuno aiuta a mettere in prospettiva gli accadimenti e anche gli allarmi che nel corso della puntata sono stati lanciati. È un episodio un po' verboso e incerto, che è strano in una serie straordinariamente ben scritta, almeno nelle sue prime 4 stagioni, cioè finché Aaron Sorkin è saldamente al timone. Ma è un episodio che rimane prezioso per capire il clima che si respira all'epoca, in quel preciso momento, tra paranoia, ricerca di giustizia, anche sommaria, rabbia, tanta rabbia. Poche settimane dopo è la volta di South Park. L'amata, graffiante dark comedy animata non può non fare i conti con la realtà, che è così abituata a sbeffeggiare. Così il 9° episodio della 5ª stagione, il primo ad andare in onda dopo l'11 settembre, ruota attorno all'invasione americana dell'Afghanistan, profeticamente immediatamente raccontata. Il bersaglio è chiarissimo fin dal titolo. Osama Bin Laden has 30 pants. La puntata è del 7 novembre del 2001. La storia tratta principalmente delle conseguenze degli attacchi e dell'invasione americana dell'Afghanistan, che poi avremmo visto ovviamente realizzarsi nella realtà. L'inizio della puntata è eloquente. I 4 ragazzi terribili di South Park indossano maschere antigas per difendersi dall'antrace. Dagli attentati dell'11 settembre tutto è cambiato nella cittadina. Tutti hanno paura dei terroristi, bandiere americane sono appese ovunque, la madre di Stan è diventata catatonica. Lo show ovviamente tornerà più volte nel corso delle sue stagioni successive sul tema dell'11 settembre e sulle sue conseguenze. Al cinema è stato invece il dramma di Spike Lee, La 25esima ora, il primo film importante ad affrontare l'11 settembre, uscendo poi a fine 2002, quindi un anno dopo. Lo ha fatto con il coraggio di mostrare il vuoto lasciato dalle torri abbattute, un vuoto fisico, una ferita nel paesaggio, nella skyline di New York.
Mentre la maggior parte delle produzioni in corso si affannavano o a tagliare le riprese del paesaggio newyorkese con le Twin Towers, o addirittura a rimuovere digitalmente gli edifici precedentemente ripresi in una sorta di cancellazione transtemporale da fantascienza quasi distopica, il regista Spike Lee decide di includere la grande ferita di Ground Zero nella sua storia, una storia profondamente urbana, filmando così l'atmosfera di una città che cercava di venire a patti con la propria scoperta o riaffermata vulnerabilità, un po' come fa il protagonista, Monty Brogan, che è un eccezionale Edward Norton, che seguiamo nell'ultima giornata che potrà passare in libertà prima di iniziare a scontare 7 anni di carcere. Spike Lee sceglie di ambientare una scena tra i due amici del protagonista, Philip Seymour Hoffman e Barry Pepper, in un appartamento affacciato proprio su Ground Zero. Davanti a una grande finestra, i due osservano i lavoratori che nella notte illuminata da luci artificiali continuano a cercare resti umani. Ci sono poi quei film e quelle serie TV che hanno provato a raccontare la tragedia dell'11 settembre nel suo compiersi, o a ricostruire che cosa ha portato a quella fatidica giornata. Ne vediamo 3, ce ne sarebbero altri, ma abbiamo scelto questi 3. Il primo, United 93, film del 2006 di Paul Greengrass, è forse il miglior lungometraggio nel mostrare che cosa è stato quel giorno, o almeno un frammento, una tessera del mosaico di quella giornata terribile, di quella storia densissima, raccontando con un piglio diretto, quasi documentaristico, la storia vera dei passeggeri dell'aereo del titolo, United 93 appunto, cioè l'unico dei 4 dirottati dai terroristi di Al-Qaeda a non riuscire a raggiungere il bersaglio, che probabilmente era il Parlamento o che forse poteva essere addirittura la Casa Bianca a Washington DC. E questo grazie alla ribellione dei passeggeri che costrinsero il terrorista che si trovava ai comandi a far precipitare l'aereo nei campi della Pennsylvania prima di poter raggiungere quindi il proprio obiettivo. Nello stesso anno, ma con toni e modi molto diversi, un regista rutilante, fiammeggiante come Oliver Stone si cimenta sulla vicenda, raccontando in World Trade Center con Nicolas Cage gli eventi dell'11 settembre dal punto di vista dei primi soccorritori, cioè quel manipolo di eroici, pompieri, poliziotti, medici, paramedici che entrarono nelle torri in fiamme per cercare di salvare più persone possibile, pagando un tributo altissimo di vite, perché dei quasi 3.000 morti di quel giorno, 411 erano appunto first responders, cioè i primi soccorritori. In campo seriale, il miglior prodotto ad aver affrontato il tema dell'11 settembre è senza dubbio The Looming Tower, la torre che incombe, una miniserie del 2018 con protagonista un eccellente Jeff Daniels. The Looming Tower racconta con molta maestria, va detto, gli eventi che hanno portato agli attacchi dell'11 settembre, fino all'episodio finale che ci porta proprio nel giorno dell'attentato e nelle sue immediate conseguenze. Il titolo, appunto, La torre che incombe, allude ovviamente alle Torri Gemelle, che vediamo svettare, siamo alla fine degli anni 90. Ci sono due squadre, una dell'FBI e l'altra della CIA, entrambe unità dell'antiterrorismo che monitorano le attività di Bin Laden. Schiacciate però dalla rivalità tra agenzie, falliranno nel prevedere l'11 settembre. Ecco, proprio come in una tragedia greca a cui conoscere i pericoli non basta a deviare il corso degli eventi, anzi aggiunge solo un senso di angoscia profonda che non ci abbandona mai. Frammenti delle vere deposizioni dei protagonisti reali della vicenda, nella parte finale della serie, ad attentati quindi avvenuti, aumentano il turbamento. Poteva essere diverso il futuro se solo non si fossero frapposti tra i nostri intenti, il nostro destino, vanità, ossessioni personali e l'assordante rumore di fondo dell'umano agire. Ma poi, naturalmente, c'è il dopo. Anzi, c'è soprattutto il dopo. Cioè il racconto che ancora continua delle conseguenze durature di quell'attacco. Un attacco che fece scoprire l'America vulnerabile, che portò un pezzo di guerra tra i palazzi e nel cuore della vita dell'Occidente. Ci sono serie TV e film che raccontano le ferite dell'11 settembre. Sono ferite psichiche, emotive, cicatrici che continuano a fare male anche a distanza di tempo. E anche qui parliamo di 3 produzioni, tra le tante, tantissime che si potrebbero citare. La prima è Rescue Me, una serie andata in onda dal 2004 al 2011, una commedia drammatica americana creata da Dennis Leary, trasmessa per 7 stagioni su FX. La serie mostra le vite professionali e personali intrecciate dei vigili del fuoco di New York dopo gli attentati dell'11 settembre, durante i quali ben 343 pompieri diedero la vita.
Dennis Leary, che è anche protagonista della serie, interpreta il ruolo di questo pompiere, Tommy Gavin, un personaggio la cui vita è caos, tormento, rabbia repressa. Tommy, a distanza di anni, non riesce ad accettare la perdita di Jimmy, suo cugino e suo migliore amico morto nell'attentato. Un Jimmy che gli appare di frequente in forma di allucinazione. Parliamo poi di un film del 2007, Rain Over Me, con Adam Sandler e Don Cheadle. Sandler è qua in un raro e veramente apprezzabilissimo ruolo drammatico. Interpreta un uomo distrutto. 5 anni dopo la morte della moglie e delle figlie, in uno degli aerei kamikaze dell'11 settembre 2001, l'ex dentista Charlie Feynman ha perso ogni contatto con la realtà. Non fa altro che giocare con il videogame Shadow of the Colossus tutto il giorno, colleziona dischi, ristruttura senza sosta la cucina. I genitori della defunta moglie vorrebbero aiutarlo, ma lui rifiuta anche solo di parlare con loro. Finché l'incontro casuale con il suo vecchio compagno di stanza dei tempi dell'università riapre, forse, uno spiraglio nel muro silenzioso di dolore e di incomunicabilità che Charlie ha eretto attorno alla propria perdita, e che lo porta a rifugiarsi nell'ascolto ossessivo della canzone del titolo, Rain Over Me, che sentiamo per intero, alla fine, soltanto, nei commoventi titoli di coda del film. La terza citazione è per un altro film, questa volta del 2011, quindi 10 anni dopo Le Torri. Il film è molto forte e incredibilmente vicino. L'adattamento di Stephen Daldry, già regista dell'ottimo The Hours, del romanzo omonimo di Jonathan Safran Foer. La storia è quella di un bambino che ha perso il padre negli attacchi dell'11 settembre. L'uomo, il padre, Tom Hanks nel film, gli proponeva sempre indovinelli, caccia al tesoro, per aiutarlo a superare la sindrome di Asperger di cui soffre. Il padre muore in una delle torri, lasciandogli una serie di messaggi telefonici registrati in segreteria mentre il fuoco e il fumo si avvicinano. Un anno dopo, ritrovando per caso una chiave nascosta in un vaso, il piccolo Oscar, questo è il nome del bambino, si convince che l'amatissimo genitore gli abbia lasciato gli indizi per un'ultima estrema caccia al tesoro e che se riuscirà a risolverla potrà in qualche modo non perdere la memoria del padre defunto. E veniamo a un capitolo decisivo di questa esplorazione, quello che ha a che fare con le conseguenze indirette, ma non per questo meno reali o pervasive, dell'attacco di oltre 20 anni fa. E vediamo in particolar modo svilupparsi attorno al dittico terrorismo paranoia, e soprattutto in ambito televisivo, anche se non mancano, come vedremo, i film. Il caso più clamoroso è chiaramente, per un fortuito, se vogliamo definirlo così, tempismo, quello di 24. La serie di spionaggio e di azione di Fox, che è tutta incentrata su un agente dell'antiterrorismo, esce a novembre del 2001. È chiaro, la scrittura e le riprese erano state fatte prima, molto prima dell'11 settembre, ma le circostanze casuali rendono fin da subito il thriller molto più attuale, molto più rilevante di quanto avrebbe mai voluto essere. Show è entrato a buon diritto nell'immaginario popolare, 24 ha consacrato il suo protagonista, Kiefer Sutherland, come uno dei volti più riconoscibili e amati di quegli anni, e il suo personaggio, l'agente dell'antiterrorismo Jack Bauer, come un'icona del nuovo millennio. Ogni stagione della serie è incentrata su una singola giornata, raccontandola di fatto, in tempo reale, 24 episodi per 24 ore di tempo narrativo, durante la quale l'agente e il suo team dovranno sventare o provare a sventare una minaccia terroristica devastante contro il suolo degli Stati Uniti d'America. 24, la serie di fatto accompagna il doppio mandato presidenziale di Bush con le sue guerre e le sue azioni anche radicali, giustificate all'epoca proprio con la necessità di contrastare fermamente il terrorismo. E con la sua filosofia da il fine giustifica i mezzi, questa serie diventa quasi un manifesto conservatore sulla necessità di difendersi da pericoli che da ovunque minacciano la nazione. Uno sfondo paranoico che ha avuto la sua consacrazione, se vogliamo, nelle 8 stagioni di Homeland tra il 2011 e il 2020, show di ambientazione di nuovo spionistica, sempre immerso nelle angosce di una minaccia terroristica permanente in cui non c'è soluzione di continuità tra nemici interni e nemici esterni. La serie, non a caso, fin dall'inizio tratta con decisione il tema della difficoltà di discernere la realtà dalle sue sovrapposizioni paranoiche. Non è solo un ostacolo narrativo, è esattamente ciò che accade nel mondo vero, tra fallimenti dell'intelligence, set alternativi di fatti, l'esplosiva influenza dei social media, la moltiplicazione delle fake news, la tribalizzazione della società e della politica. Pensiamoci,
Pensiamo a come Homeland ha saputo perfettamente incarnare la deriva di questi nostri ultimi convulsi, terribili e oscuri anni. Ma potremmo citare sempre sul fronte cospirazionista alcune serie di minor successo, ma di matrice ideologica ancora più chiara fin dal titolo, come l'israeliana False Flag del 2015, la britannica Deep State del 2018, o di nuovo con Kiefer Sutherland come protagonista uno show decisamente paranoico come Designated Survivor, in onda dal 2016 al 2019. Qui il complotto che ha decapitato il governo americano nelle primissime scene deriva tutto dalle trame intricate di una politica statunitense che è a dir poco paludosa. La carrellata di film e serie televisive che raccontano il post 11 settembre non può però non menzionare rapidamente un paio di pellicole che spettacolarizzano in modo particolarmente fracassone, se volete, il tema. Il retroterra politico istituzionale è diventato nel racconto così velenoso, un po' come nel slogan trumpiano Drain the Swamp, cioè prosciughiamo la palude, che il presidente stesso degli Stati Uniti deve rimboccarsi le maniche e addirittura prendere lui stesso le armi in pugno. La saga di Attacco al potere inizia nel 2013, per coincidenza forse rivelatrice, lo stesso anno di Sotto assedio, White House Down. La premessa è la stessa per entrambi i film. La Casa Bianca cioè viene invasa da terroristi che hanno alle spalle loschissimi complotti, tutti interni a una politica statunitense paludosa, velenosa, corrotta. In entrambi i casi un poliziotto onesto dovrà aiutare il presidente, chiamato a sporcarsi le mani in prima persona per rimettere in carreggiata il paese. Ma forse niente simboleggia quella giornata catastrofica e potentissima, scolpita nelle nostre menti individuali, scolpita nell'immaginario collettivo, come la semplice, quieta, silenziosa, insieme devastante sequenza di fotografie nota come The Falling Man, cioè l'uomo che cade. La realizzò il fotografo Richard Drew in quella fatidica giornata dell'11 settembre 2001. Ritrae la caduta di una delle molte persone che, intrappolate dal fuoco ai piani alti dei grattacieli, cercarono un'impossibile salvezza, precipitandosi a terra da quell'altezza. Sono immagini eccezionali, ancora oggi, come lo furono, sconvolgenti all'epoca. E non solo per la loro forza evocativa, iconica, ma anche perché sono le uniche a mostrare la morte di alcune delle vittime nel suo compiersi, nel momento in cui si compie. E poi perché con una ironia beffarda, crudele, ironia della storia, richiamano drammaticamente le agghiaccianti sequenze che abbiamo visto un anno fa di questo tempo in Afghanistan. Cuori di uomini che, pur di sfuggire al ritorno dei talebani, cercavano una fuga impossibile aggrappati agli aerei in partenza dal caos dell'aeroporto di Kabul. Un nuovo drammatico, terribile, potente esempio della forza dell'intreccio tra realtà e finzione. 20 anni e più dopo infiniti film, serie TV, documentari che hanno cercato di raccontare la storia per certi aspetti indicibile dell'11 settembre, ecco, si torna allo stesso punto, all'immagine di un uomo che si getta nel vuoto, non per il sogno di poter volare, ma aggrappato all'ultima cosa che, mentre cadono le torri e collassano i mondi, ancora resiste, folle, impossibile, eppure ancora in piedi, la speranza.